Signor Rossi, lei ha il gomito del tennista. Ma come? Non ho mai giocato a tennis in vita mia. Buongiorno, come va la vita? Come state? Avete passato un buon fine settimana? Spero di sì, dai. Direte, che palle, inizi sempre allo stesso modo. Ma è così, è la sigla. Deve essere sempre uguale perché rende riconoscibile il marchio. Ad ogni modo, gli ultimi episodi sono piaciuti molto, il numero di ascolti sta aumentando e questo significa che il podcast piace. E questo mi rende molto felice. Oggi parleremo di epicondilite, quindi alzate il gomito, si comincia! A cura di fisioterapia in Appennino. L'epicondilite è una entesite o tendinopatia inserzionale, cioè una patologia infiammatoria che riguarda l'inserzione dei tendini che originano dall'epicondilo laterale del gomito. La sede più colpita è l'origine aponeurotica dell'estensore radiale breve del carpo, ma possono essere coinvolti anche gli altri estensori della mano e delle dita. Per chi non lo sapesse, l'epicondilo laterale o semplicemente epicondilo è quella sporgenza che trovate sulla parte esterna dell'omero, in prossimità ovviamente del gomito. Esiste infatti anche un epicondilo mediale, più correttamente denominato epitroclea. Infatti il gomito non ha due condili come il ginocchio, come il femore, no? Ha un condilo che è l'esterno, su cui c'è l'epicondilo, e una troclea medialmente, su cui abbiamo una epitroclea. E infatti esiste anche la epitrocleite, o epicondilite mediale, come qualcuno la chiama. Da qui in avanti, comunque, con epicondilite mi riferirò solo all'epicondilite laterale. La causa principale è il sovraccarico funzionale e quindi un uso eccessivo della muscolatura del gomito a seguito di movimenti ripetuti, soprattutto in prono supinazione. È conosciuta l'epicondilite meglio come gomito del tennista, in quanto sembra che il tennis possa costituire l'attività sportiva che più espone a maggior tensione le strutture interessate dal problema. In particolare sembra che una cattiva biomeccanica di esecuzione del rovescio vada a sollecitare eccessivamente gli estensori, dando origine al cosiddetto rovescio ritardato. Anche il tipo di racchetta ed impugnatura possono influire. Ma a parte i tennisti, l'epicondilite può riguardare anche altri sportivi o lavoratori che effettuano gesti quotidiani ripetitivi come idraulici, dentisti, muratori, macellai, sarti, ma anche pittori, cuochi, lanciatori del giavellotto, per esempio, golfisti e chi più ne ha più ne metta. In altri casi la causa può essere un trauma diretto all'epicondilo o una estensione esagerata ed improvvisa dell'avambraccio, quindi un'origine traumatica. Quali sono i sintomi? Sebbene chiunque può essere colpito da questa patologia, essa è più frequente tra i 30 e i 50 anni. Nelle fasi iniziali è presente dolore ai tendini durante i movimenti di estensione del polso contro resistenza. Tale dolore aumenta con l'intensità dello sforzo e può essere presente anche gonfiore, quindi edema sulla parte esterna del gomito. Se non trattata adeguatamente e in modo tempestivo, il dolore può propagarsi lungo tutto l'avambraccio e essere presente anche a riposo, fino ad arrivare alla limitazione funzionale di mano, polso e gomito, quindi per esempio debolezza della presa e difficoltà ad eseguire gesti quotidiani come girare una maniglia, aprire un barattolo, cambiare marcia in automobile o semplicemente avvitare una lampadina.
La diagnosi è clinica sulla base dei sintomi e della localizzazione del dolore e eventuale tumefazione. Il medico va a palpare la zona dell'epicondilo e i muscoli epicondiloidei, mentre si chiede al paziente il movimento di gomito, polso e dita. Abbiamo tre test principali. Il primo è il test di Kosen. Con le dita chiuse a pugno si mantiene il gomito esteso, il polso esteso e in deviazione radiale, cioè inclinato dal lato del pollice. Okay? Quindi si chiede un'estensione contro resistenza del polso e si valuta l'insorgenza di dolore. In pratica il terapista spinge il dorso della mano in basso e il paziente fa resistenza. Poi abbiamo il test di Mills. Si tiene il gomito esteso e il polso e le dita flessi. Okay? Quindi si valuta il dolore mentre il terapista esegue una pronazione forzata. E infine c'è il test di Maudsley, dove il paziente avverte dolore nell'estensione contro resistenza del dito medio quando il gomito è completamente esteso. Questi test ve li metto comunque in descrizione e nel blog se volete vederli in video. In caso di dubbi, il medico può richiedere indagini strumentali per escludere altre cause o per fare diagnosi differenziale con altre patologie come la sindrome del canale radiale, borsiti o radicolopatia cervicale. L'esame di primo livello in questo caso è l'ecografia, per valutare lo stato dei tendini, eventuali versamenti e calcificazioni. Poi ci può essere la risonanza magnetica se si sospetta una radicolopatia da ernia cervicale o artrosi, i raggi X alla ricerca di patologie degenerative, calcificazioni e fenomeni artritici, e infine l'elettromiografia per escludere una compressione nervosa. Veniamo alla terapia. Diciamo che se vengono osservate alcune precauzioni, generalmente l'epicondilite guarisce spontaneamente entro pochi mesi, massimo un anno, nel 90% dei casi. Certamente è importante il riposo e anche evitare le attività faticose, dolorose e ripetitive. Ma se ciò non bastasse, allora è il caso di andare dal medico o si rischia la cronicizzazione. Come sempre si parte con la terapia conservativa, quindi partiamo dall'inizio. Come già detto, la prima cosa che viene consigliata o comunque eseguita spesso spontaneamente dal paziente è il riposo e evitare le attività in pronazione. Quindi, per esempio, nelle prese e nelle attività di sollevamento cercare di eseguirle in supinazione, cioè con i palmi delle mani verso l'alto, ok? Poi la crioterapia, vi rimando al capitolo 1, no? Quindi l'applicazione locale di ghiaccio nella zona dolorosa per 15 minuti 4-5 volte al giorno. Questo può alleviare il dolore e l'infiammazione. Il medico può prescrivere antidolorifici come il paracetamolo o antinfiammatori non steroidei, quindi i famosi FANS come l'ibuprofene e il chetoprofene, sia per via orale sia topica, quindi creme e gel. Nei casi meno responsivi può essere indicata una infiltrazione di cortisone, massimo però 3 in un anno se ne possono fare, che però ha scarsi effetti a lungo termine e potrebbe addirittura danneggiare il tendine. In effetti la cura farmacologica in questa patologia è solo sintomatica e non interviene sulle cause scatenanti il problema. Può essere utile un tutore che è come un cinturino con uno strap che va posto circa due dita sotto il punto dolente. Quanto bisogna stringerlo? Diciamo che la tensione deve essere confortevole quando i muscoli sono rilasciati, in modo da inibire la contrazione massimale degli estensori. Infatti la funzione del tutore è ridurre la tensione sui tendini di circa il 20%. Il tutore va indossato durante le attività che aggravano il dolore. A riposo può essere rimosso. Anche il kinesio taping, i famosi nastri colorati, possono trovare applicazione per la loro azione drenante e di scarico.
Chi per lavoro utilizza molto il mouse può trovare giovamento dall'uso del mouse verticale o mouse con la trackball, che vanno a evitare lo stress e i movimenti ripetitivi dei muscoli estensori, e preferire dispositivi senza filo. Magari vi metto un link in descrizione sui tipi di mouse. E ovviamente la fisioterapia, siamo noi, Fisio Podcast, quindi la terapia manuale, manipolazioni articolari, tecniche di mobilizzazione dei tessuti, ma anche le tecniche di massaggio trasverso profondo e il Siriax, che aiutano a riallineare le fibre di collagene dei tendini. Rientrano nelle nostre competenze anche gli esercizi di stretching e di rinforzo muscolare a seconda della fase della malattia e sempre nel rispetto del dolore. Il fisioterapista può avvalersi anche di terapie strumentali, tra cui le più efficaci sono le onde d'urto, vi rimando all'episodio 11, utili per apportare sangue direttamente sui tendini, ma anche la laser terapia ad alta potenza, episodio 10, che aiuterà a sfiammare i tendini coinvolti. Se usati opportunamente possono essere utili anche la TECAR e gli ultrasuoni. Ricordiamo che la terapia strumentale è un complemento alla terapia manuale, che in questa patologia la fa da padrona perché va a trattare in modo diretto le strutture coinvolte. Verranno anche insegnate al paziente tecniche di automassaggio più esercizi di stretching da eseguire a domicilio. L'esercizio è il seguente: si porta in avanti il braccio completamente esteso. Inizialmente le dita resteranno estese e con l'altra mano si porta il polso in basso, cioè in flessione, fino ad avvertire una tensione lungo l'avambraccio. Se non avvertite molta tensione, chiudete a pugno la mano e riprovate. Ora dovrebbe sentirsi un po' di più. Lo stretching deve essere mantenuto 30 secondi ed eseguito almeno 2-3 volte al giorno. Nelle fasi più avanzate, quelle finali, si eseguono esercizi di rinforzo, ma solo dopo che la fase infiammatoria è conclusa e i sintomi dolorosi sono assenti da 2 settimane. È importante che gli esercizi vengano eseguiti in totale assenza di dolore. Si tratta inizialmente di esercizi isometrici submassimali e in seguito esercizi eccentrici per la mano con pesi progressivi fino a 2,5 kg. Saranno utili anche esercizi di rinforzo appunto per l'avambraccio con corde, carrucole e attrezzi diversi che il collega fisioterapista vi insegnerà opportunamente. Di seguito vi elenco gli esercizi più utili, anche se vi consiglio di andare a guardarvi i video che vi metto in descrizione e anche sul blog www.fisiopodcast.it. Esercizio 1. Estensione del polso. Seduti, con l'avambraccio pronato appoggiato sulla coscia. Pronato, per chi non lo sapesse, è il palmo in basso, supinato, palmo in alto. Quindi seduti, avambraccio pronato appoggiato sulla coscia. Si chiude la mano a pugno, inizialmente a vuoto, poi tenendo un peso, e si estende il polso e poi si ritorna nella posizione iniziale. Ok? Quindi facciamo una contrazione concentrica e una eccentrica. Per concentrarsi sull'attività eccentrica possiamo aiutarci con l'altra mano nella fase di ritorno, quindi nella fase di estensione. Per chi non lo sapesse, una contrazione si chiama eccentrica quando il muscolo si contrae mentre si allunga, concentrica quando il muscolo si contrae mentre si accorcia, isometrica significa che il muscolo si contrae ma l'articolazione non si muove, ok? Non c'è movimento articolare. Esercizio 2, la barra flessibile. Si eseguono delle torsioni con una barra flessibile di spugne di gomma o con uno straccio, alternando fasi di prono supinazione. Questo è meglio che ve lo guardiate sul video. Esercizio 3, supinazioni contro resistenza di un elastico. In piedi, con il braccio lungo il fianco e il gomito a 90 gradi. Si stringe con la mano un elastico che precedentemente è stato fissato alla porta, per esempio un termosifone, e si eseguono delle supinazioni contro la resistenza dell'elastico, cioè si porta quindi il palmo della mano verso l'alto.
è sempre meglio che la fase eccentrica sia più lenta di quella concentrica. Esercizio 4, l'ultimo, detto esercizio del martello. Con il gomito a 90 gradi si afferra un martello per il manico e lo si tiene in posizione verticale. Poi lentamente si porta l'avambraccio in pronazione, quindi il martello diventa orizzontale, diciamo, e si ritorna. Bene, nel caso insorgesse dolore in questi esercizi, bisognerà diminuire i carichi o le ripetizioni ed eventualmente applicare subito dopo il ghiaccio. Se la terapia conservativa fallisce, è raro ma purtroppo capita, e i sintomi non migliorano, la patologia può evolvere in fase cronica e quindi si prende in considerazione l'intervento chirurgico. Vi elenco di seguito alcune procedure. La prima è l'escissione, quindi la rimozione della parte di tendine danneggiata e del tessuto di granulazione. Secondo tipo di intervento è la disinserzione parziale dei tendini estensori del polso e delle dita. In pratica vengono staccati dall'epicondilo. Poi ci può essere la denervazione dell'epicondilo. E infine la scarificazione con cruentazione locale dell'epicondilo, cioè si eseguono tante piccole perforazioni nell'osso allo scopo di creare una neoangiogenesi, quindi una neoformazione vascolare, e favorire così la guarigione. La scelta sarà fatta in base all'entità del problema e alle preferenze dell'ortopedico. L'intervento può essere eseguito a cielo aperto oppure per via artroscopica. Generalmente avviene in regime di day hospital. Ci sono, come sempre, dei rischi legati agli interventi, tra cui infezioni, danni vascolari o nervosi, perdita di forza e flessibilità. Dopo l'intervento chirurgico può essere previsto l'uso di un tutore. Dopo pochi giorni iniziano i primi esercizi di riabilitazione per l'articolarità e entro 2 mesi gli esercizi di rinforzo muscolare. Dopo circa 4-6 mesi dall'intervento, in genere si può ritornare alle normali attività sportive. Oggi guardiamo un po' più nel dettaglio gli ultrasuoni, di cui già abbiamo accennato nell'episodio numero 3 sulla termoterapia. Gli ultrasuoni sono una terapia strumentale che utilizza vibrazioni acustiche ad alta frequenza non udibili dall'orecchio umano. Tali vibrazioni nascono da alcuni cristalli minerali che, sotto l'effetto di un campo elettrico di corrente alternata, danno loro vita. Come funzionano? Dunque, abbiamo un apparato centrale collegato a una testina che emette le onde sonore, le quali penetrano nei tessuti biologici con cui vengono a contatto tramite il manipolo. Nel propagarsi ai tessuti sottostanti determinano variazioni di pressione che si traducono in effetti meccanici, termici, antiedemigeni e antalgici. Nel complesso si verificano un aumento della microcircolazione e della temperatura, un effetto meccanico definito anche micromassaggio, che è dovuto alla stimolazione meccanica che le cellule connettivali e muscolari subiscono e che portano a un aumento nella produzione di fibre collagene e proteoglicani. In più abbiamo effetti chimico-fisici. Generalmente abbiamo 2 tipi di testine che emettono a frequenze diverse, tipicamente 1 e 3 MHz. In tal modo gli ultrasuoni possono raggiungere profondità da 1 cm a 3 cm. Ricordiamo che, come per la diatermia, a maggiori frequenze corrisponde un minor potere di penetrazione. L'applicazione può essere di diversi tipi. A testina mobile, cioè come un massaggio. In questo caso si usa un gel conduttivo che può essere abbinato a creme antinfiammatorie, al Voltaren mi viene in mente. Un'altra modalità è a immersione, tipicamente per mani e piedi, per le estremità. La testina e la parte da trattare
vengono immerse in una bacinella di acqua tiepida. Si sfruttano le caratteristiche conduttrici dell'acqua per far sì che le onde si propaghino nell'area da trattare. Abbiamo la modalità continua, cioè la testina emette continuamente l'onda sonora. È utile quando si cerca l'effetto termico, come nel riassorbimento di ematomi muscolari. C'è anche la modalità pulsata o intermittente, cioè alterna fasi più o meno lunghe di emissione a fasi di pausa. È utile nelle patologie in cui serve un'azione antinfiammatoria, antiedemigena e antalgica, traumi distorsivi, artriti, borsiti, tendinopatia. La durata del trattamento è tra i 10 e i 15 minuti. Generalmente si utilizzano potenze da 1 a 3 watt per centimetro quadrato. Gli ultrasuoni non sono quasi mai utilizzati come unica metodica di trattamento, ma sono spesso associati ad altri tipi di terapie fisiche e manuali. Le indicazioni più comuni sono calcificazioni. In questo caso l'aumento della temperatura, l'iperemia e le microvibrazioni aiutano a disgregare i depositi di calcio a livello tendineo, legamentoso e osseo. Anche ottimi sono su aderenze e cicatrici, perché sono efficaci nel recupero dell'elasticità cutanea e nell'evitare aderenze che limitino lo scorrimento dei tessuti in seguito a ferite o interventi chirurgici. Si usano anche su strappi e stiramenti abbinati allo stretching perché diminuiscono la formazione di tessuto fibroso a livello muscolare. Di conseguenza avremo maggiore elasticità e minor rischio di ricadute. Si usano anche su epicondilite, tendinite, appunto fascite plantare, condropatie, artrosi. Controindicazioni. Gli ultrasuoni non vanno usati in prossimità del cuore, in caso di miocardiopatie in presenza di pacemaker. Sono sconsigliati anche in prossimità del midollo osseo, per esempio nelle apofisi spinose delle vertebre, e in vicinanza di organi sessuali. Sono inoltre controindicati nelle vicinanze delle cartilagini di accrescimento dei bambini e nei soggetti anziani con grave osteoporosi, perché potrebbero aggravare la decalcificazione dell'osso. Infine, sono controindicati in soggetti con neoplasie, tromboflebiti e nelle prime fasi acute a livello articolare e tendineo. In questi casi, stiamo parlando delle fasi acute, sono invece indicati i crio-ultrasuoni, di cui già abbiamo accennato nell'episodio 1 sulla crioterapia. Si tratta di una macchina da ultrasuoni in cui la testina del manipolo, grazie a un motore interno all'apparecchiatura, è in grado di raffreddarsi fino a meno 5 gradi e, oltre a dare più tono al tessuto cutaneo, esercita una vera e propria ginnastica vascolare, alternando fasi di vasocostrizione indotta a fasi di vasodilatazione riflessa, favorendo in tal modo un miglioramento del disturbo circolatorio. I crio ultrasuoni sono particolarmente indicati nel settore sportivo perché permettono di trattare in un atleta infortunato sia un trauma recente sia uno stato infiammatorio acuto e subacuto. Ha essenzialmente un'azione analgesica e antinfiammatoria. Per quanto riguarda gli ultrasuoni in generale, non sono stati rilevati particolari effetti collaterali. L'unica attenzione è quella di non tenere la testina ferma in modalità di missione continua, in quanto potrebbe causare dolore periostale in seguito a fenomeni di riflessione delle onde da parte dell'osso. Il periostio è quella membrana che ricopre le ossa, è molto innervato e la riflessione degli ultrasuoni è avvertita come un dolore molto fastidioso. Bene, anche per oggi è tutto, spero che questa puntata vi sia piaciuta e che abbiate imparato qualcosa di nuovo o anche solo che vi siate rinfrescati la memoria. Vi ricordo di visitare il nostro blog www.fisiopodcast.it e anche la nostra pagina Facebook. Vi chiedo cortesemente di lasciare una recensione
o una valutazione di 5 stelle su iTunes o sulla piattaforma che utilizzate per ascoltarci. Questo sarà molto utile per rendere più visibile il podcast. Anche per oggi è tutto, un saluto, un abbraccio da Montefiorino, provincia di Modena, e ci vediamo lunedì! So slowly, her hips are swaying. Deep hands are moving so hard. His hand is slipping, longer than time. The breath is now stopped.